Allora, siamo qua con la Emma a fare un lavoretto su Pingu. Esatto. Esatto, perché adesso faremo un problemino su Pingu. Allora, Emma, io te lo preparo e poi lo spieghiamo insieme. Questo è il monitor della Emma, organizzato. Esatto. È su Linux, con i suoi giochi preferiti. Partiamo col programma e lavoriamo adesso su Pingu. Che sono scritto! Ciao Emma. Partire. Saluta. Eccolo qua che è partito. Fai un sorriso. È partito, ragazzi. Ciao, grazie. È partito. Ma io continuo, allora, continuo a filmare io. Vieni qui alla tastiera. Qui è già stata imparata. Vieni, resta lì. Continuo a filmare io. Sì. Sì. Lei va il suo monitor. Lei vede quello che facciamo. Mi vede in faccia e quindi aumenta ancora di più la comunicazione. Esatto, ragazzi. Cominciamo. Allora, pronti. Scrivi. Pingu, esatto. Pingu, poi Pingu. Pingu. A che ci manca la N? Pingu. Dai, ma leggiamo. Pingu. Prova Pingu. Pingu va a pescare i pisciolini e fa un gruppo legato. Pingu fa un buco nel ghiaccio e pesca 5 pesciolini, poi si sposta, fa un altro buco nel ghiaccio e pesca altri 8 pesciolini. Adesso scriviamo la domanda. Abbiamo scritto per immagini questo problema. Il nostro problema è capire quanti pesciolini prende. Allora, la domanda è, scrivi tu, quanti? Tu. Vuoi che scrivo io? Va bene, quanti? Vuoi scrivere tu i pesciolini? Sì. Pesciolini prende, vediamo se c'è un'altra parola, no, Pingu. Quanti pesciolini prende Pingu in tutto? Punto di domanda. Noi abbiamo già scritto in tutto e porterà al suo igloo, vero Emma? Perché lui abita in una casa. No. Abita in un igloo, perché vive nel ghiaccio. Nel ghiaccio. Allora, qua leggiamo la frase. Leggi, Emma, quanti pesciolini? Pesciolini prende Pingu in tutto e porta al suo igloo. Al suo igloo. Ecco, abbiamo già scritto la un pezzo di risposta. Allora, Pingu. Aspetta che cancelliamo questa che ti potrebbe dare noia. Ecco. La Pingu porterà altri pesciolini. Il glu. 5 pesciolini più 8 pesciolini. In tutto quanti sono, Emma? Fai i conti con le manine? Sì. Cioè? 9, 10, 11, 12, 13. Fantastico! Scrivilo. 13. Fantastico. 13. Scrivi pesci. Scrivo io, scrivi pesci. Tu. Pesci. Scrivo io. Pesci. Ascolta Emma, ma sei... Perfetto, la risposta è esatta. E allora io sai cosa scrivo sotto? Perfetto. Spingo. No. Ascolta, ma se Pingu va a pescare prima in questo buco e dopo in questo, oppure cambia giro, fa prima questa pesca qua di 8 e dopo quella di 5, ne prende sempre 13. Sì. Perché? Brava, perché la somma, se la fai di qua o la fai di là, è sempre uguale. Fantastico! E viva la Emma che abbiamo fatto questo problema. Per immagini. Buona spedizione.